Bene, stasera sono in forma e duplico il contributo, quindi faccio anche questa sintesi, spero un pochino più breve, di questo DPCM del 14 gennaio. Allora, riassunto. Spostamenti, parliamo prima di spostamenti. In zona gialla, vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5, quindi rimane il coprifuoco. Vietati gli spostamenti tra regioni diverse o province autonome, anche verso le seconde case, fino al 15 febbraio 2021. Restano le solite eccezioni, motivi di necessità, lavoro, salute. E rimangono le solite deroghe per luogo di residenza, domicilio o abitazione. Questo lo sappiamo già. La novità è consentito una sola volta al giorno spostarsi in un'abitazione privata nella stessa regione tra le 5 e le 22, massimo due persone. Ribadisco, questa è una novità che è una limitazione, okay? Perché prima non esisteva questo vincolo. Per l'arancione vale di fatto quello che abbiamo detto per il giallo, ovviamente gli spostamenti non sono limitati alla regione, ma restringimento al comune, come se fosse una sorta di cerchi concentrici che si vanno a restringere. Ok? Diciamo gialla regione, arancione comune e rossa l'abitazione, per semplificare, insomma. Nel caso dell'arancione c'è la solita deroga per i comuni con massimo 5.000 abitanti, gli spostamenti soliti entro un raggio di 30 km dal confine, non verso il capoluogo di provincia. Lo sappiamo bene. Anche per l'arancione vale lo spostamento, e anche questa è una restrizione, una volta sola al giorno nello stesso comune tra le 5 e le 22. Con soliti minori e quant'altro. Per il rosso, divieto di spostamento all'interno del comune, ovviamente in qualsiasi orario, salvo che le solite esigenze lavorative, necessità, salute. Ovviamente, di conseguenza, spostamenti per le, altre, verso altre regioni o da un comune all'altro sono vietati. Rimane la facoltà per i comuni con massimo 5.000 abitanti, quello che abbiamo visto prima, lo spostamento. E così è consentito, ma questo lo sapevamo già, anche nel caso del rosso, lo spostamento una volta sola al giorno verso un'altra abitazione tra le 5 e le 22. Veniamo alle attività commerciali. In zona gialla. Servizi di ristorazione consentite dalle 5 fino alle 18, massimo 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi. Dopo le 18 c'è il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico, non c'è nessuna restrizione per la ristorazione con la consegna a domicilio, ovviamente, questo lo sapevamo. Fino alle 22 consegna per asporto con divieto di consumazione sul posto. La novità, soggetti che hanno come attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco 56.3, bar e altri esercizi simili senza cucina, e 47.25, commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. Evidenzio attività prevalente. Ok? Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, salvi i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovino al loro interno e quindi quelli possono stare aperti e vi si può accedere, purché solo a quelli. Gli esercizi commerciali sono aperti con i consueti orari. Nel caso di arancione, di Regione Arancione, invece, sospensione dei servizi di ristorazione, non ci sono limiti per il domicilio, come sapevamo già, fino alle 22, asporto autorizzato, ma col divieto di consumazione sul posto, con l'introduzione anche in questo caso, della facoltà dell'asporto fino alle 18 per
il codice Ateco 56.3 e 47.25. Gli esercizi commerciali rimangono aperti, chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole. Anche questo ormai lo conosciamo bene. Nella rosso, sospensione delle attività di ristorazione, sempre facoltà della consegna a domicilio, fino alle 22 a sporto con divieto di consumazione sul posto e ancora una volta fino alle 18 solo fino alle 18 per i codici Ateco che abbiamo visto. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ovviamente con esclusione dei soliti generi alimentari, prima necessità. Edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie. Rimangono aperte anche le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri, mentre vengono chiusi, i centri estetici. Le altre attività adesso in generale. Allora, zona gialla, consentita l'attività sportiva all'aperto in forma individuale, sono aperti i centri sportivi, ma solo per attività all'aperto, e sono chiuse palestre e piscine. Musei aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei festivi, nel caso ci fossero festivi infrasettimanali, con contingentamento e rispetto dei protocolli. Cinema e teatro rimangono chiusi, lo sci, gli impianti sciistici amatoriali, quindi per gli amatori, saranno aperti dal 15 febbraio, forse, se verranno adottate le linee guida, vabbè, vedremo, è ancora un po' prematuro per lo sci. In zona arancione, chiusi musei e mostre, chiuse ancora le palestre e le piscine, aperti i centri sportivi, ma sempre con attività all'aperto. Nel caso delle regioni rosse sono sospese tutte le attività, tutte le competizioni sportive, salvo quelle ovviamente riconosciute dal CONI, sappiamo al solito, sospese le attività nei centri sportivi, ok invece all'attività motoria nei pressi dell'abitazione e attività sportiva all'aperto in forma individuale. Ecco, è stata creata un'area bianca. Che cos'è un'area bianca? È una zona in cui si collocano alcune regioni che abbiano un livello di rischio basso per l'incidenza dei contagi, ovvero devono avere per 3 settimane consecutive un numero di contagi inferiore a 50 casi per ogni 100.000 abitanti. Allora, in questo caso, quindi nelle aree bianche, non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree diversamente colorate, diciamo. Ma le attività si devono svolgere comunque rispettando i protocolli previsti. Per cui non è che si potrà fare quello che si vuole, bisognerà rispettare i protocolli, ma non vigeranno tutti i vincoli previsti dai DPCM per le zone, dai DPCM per le zone gialle, arancioni e rosse. Ovviamente in queste aree qui però possono essere emanati con DPCM delle misure specifiche restrittive riguardo a particolari attività che siano significative dal punto di vista epidemiologico, quindi ci possono essere delle attività oggetto di una particolare regolamentazione perché particolarmente, diciamo, a rischio. Bene, questa è la sintesi. Avrete pazienza se ho commesso qualche errore o imprecisione, ma credetemi, sto diventando daltonico a forza di parlare di colori e insomma, e la vecchiaia non aiuta. Colgo l'occasione per salutare ancora tutti, per ringraziare della pazienza che è mostrata nei miei confronti e bene, alla prossima.